finale, penultima finale dei chilogrammi 78 della Torneo di Parigi. Abbiamo sul tappeto Jeon Ki-young, Corea, e Yoon Dong-Sik, Corea, due coreani per vincere questo oro. C'è da dire, c'è da segnalare che francesi e coreani, seguiti dai cubani, hanno fatto veramente man bassa dei risultati disponibili in questa edizione della Tournois di Parigi. Comunque andiamo a seguire l'incontro, iniziato da appena 40 secondi. Bello questo attacco. Buono, vi seguiamo per meglio evidenziare e riconoscere i due atleti, bianco e rosso, perché i nomi dei coreani in realtà sono veramente molto simili e è difficile riuscire a individuarli soltanto dal suono. Quindi incontro in parità tra i due coreani, siamo scesi sotto il minuto e mezzo di combattimento. Mancano 46 secondi al termine. Non succede nulla, sono una notte sulle prese. A circa 20 secondi alla fine sarà veramente difficile per gli altri stabilire chi avrà vinto o meno. Se non succederà nulla in queste pochissime fasi che sono rimaste di questo incontro, nessun poker, nessun vantaggio, ecco, questa forse è un'azione che potrebbe determinare la vittoria più o meno di un avversario. Siamo ad un attimo del suono del gong, questo succede e vediamo cosa accadrà. Vittoria a Kim Jung, cintura bianca, quindi medaglia sia d'argento che d'oro per la Corea.